Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. Disse loro: Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Gesù, come sempre, in questi contesti, in questi discorsi, va subito al cuore della questione e per farlo parla proprio del cuore, dicendo che ciò che scaturisce dal cuore dell'uomo è quello che lo rende impuro. La vicenda era che a tante questioni che e di anche questioni di cibi, osservando tutte queste cose, potesse rendere, osservando oppure non osservando, potesse rendere impuro l'uomo. Ma Gesù dice proprio questa differenza netta. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro perché non raggiunge il cuore. Ma dice, ma ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. E dice chiaramente, dal di dentro, infatti, dal cuore dell'uomo, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, avidità, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia. E tutte queste cose, dice, vengono fuori dall'interno. E questo è eventualmente ciò che rende impuro l'uomo, ma è per dire che è proprio il cuore. Il cuore, come anche in questi giorni, in queste letture, compaiono. Il popolo che onora semplicemente esteriormente con le labbra, ma il cuore è lontano da Dio, perché il cuore nella Bibbia è il luogo, non è semplicemente una questione di sentimenti ed emozioni, ma è il luogo della scelta, è il luogo dove la persona prende delle decisioni importanti per la sua vita, è il luogo del discernimento, è il luogo del progetto della vita, perché è proprio nel cuore, là dove noi siamo appunto mente e cuore, facciamo le scelte importanti, i propositi, i progetti, e da lì eventualmente può venire fuori dall'interno dell'uomo, dalla profondità del suo cuore, ciò che eventualmente può renderlo impuro. Semplicemente Gesù mette proprio questa netta differenza. Non è il mondo esterno, esteriore, che può eventualmente colpire in maniera così negativa l'uomo, ma è soprattutto ciò che proviene dal suo cuore, dove l'uomo, la persona, sceglie, discerne e compie delle scelte importanti nella sua vita. Amen.